Il filo azzurro, la grande storia della nazionale italiana raccontata partita per partita, giocatore per giocatore, episodio per episodio. Sono partito dal 1910, sul canale, in apposita playlist, trovate un video per ogni partita in cui vi racconto veramente tutto, credo, di ciò che si può raccontare di ciascuna partita e piano piano creeremo una grande enciclopedia online sulla nazionale italiana. Sono arrivato alle Olimpiadi del 1920 e oggi proseguiamo il racconto parlando della partita fra Italia e Spagna. È il 2 settembre 1920 e siamo ad Anversa, allo stadio Olympisch. L'Italia è stanca, ha giocato tante partite in pochi giorni, ma anche la Spagna, sua avversaria, è stanca, ha giocato tante partite in pochi giorni. Su questa partita ho fatto fatica a trovare informazioni. Tutte queste Olimpiadi sono un po' avvolte nel mistero, ma io sono tenace, ho trovato una fonte spagnola che racconta un po' di dettagli sulla partita. Prima parliamo un pochino di questa Spagna, che era alla sua prima sfida con gli azzurri, anche perché la Spagna debutta in questo torneo, sono arrivati tardi sulla scena internazionale, quindi erano le loro primissime partite. Eppure si permettono di schierare due personaggi leggendari. Uno è il Pichichi, l'uomo a cui è dedicato il titolo di capocannoniere in Spagna, ma io non voglio dedicare troppe parole a Pichichi perché su questo canale io ho già dedicato un video all'intera vita del Pichichi. Cercatelo e lo potrete vedere e quindi scoprire tutto sull'attaccante più leggendario nella storia del calcio spagnolo. E poi c'era il portiere, un portiere che è diventato assolutamente famoso come spauracchio dell'Italia, perché l'Italia non riusciva mai né a batterlo né a fargli gol. Zamora. Uno dei più grandi portieri della storia del calcio, a detta di tutti quelli che l'hanno visto giocare, è stato il portiere più forte dei suoi tempi. Per la sua epoca era un Buffon, un Courtois, un portiere di livello altissimo. E poi c'è anche un altro personaggio che merita di essere citato, l'allenatore Francisco Bru, un vero giramondo che ha giocato nel Barcellona e nell'Espagnol, che è stato arbitro e che ha allenato la nazionale peruviana ai mondiali del 30 e che ha allenato il Madrid quando ancora non si chiamava Real Madrid, quindi una vita particolare, e che in questa Olimpiade porta soprattutto giocatori baschi, 13 baschi, un po' di gallesi, giocatori della Galizia e anche qualche giocatore del Barcellona, giocatori catalani. È una squadra però improntata sui baschi e quindi sullo stile di gioco dei baschi, che era un gioco molto orientato all'agonismo, alla forza fisica e insomma bisognava anche darci dentro. Nel caso dell'epoca il contatto fisico era più tollerato, quindi sì. Ci davano dentro e a volte erano anche sopra le righe. L'Italia, io vi ho già presentato uno per uno i giocatori nel video dedicato alla preparazione delle Olimpiadi, vi trovate la scheda di ogni singolo giocatore. Vi leggo la formazione però in campo quel giorno: Campelli, Bruna, De Vecchi, Parodi, Meneghetti, De Nardo, De Marchi, Baloncieri, Brezzi, Badini, Marucco. Agli ordini dell'arbitro belga Puz, la nazionale italiana affronta quindi una Spagna molto fisica. Io ve l'ho detto, si trovano poche fonti, ma grazie alla fonte spagnola che ho trovato, si dice che l'Italia mette in difficoltà la Spagna. Non ci sono immagini della partita, ve lo dico subito. Mette in difficoltà la Spagna grazie a una buona prova del centrocampo, che però si scontra con la solidità del blocco difensivo spagnolo. Zamora è un portiere, ve l'ho detto, fortissimo. L'Italia per anni non è riuscita né a batterlo né a fargli gol, e anche in questa partita dimostra il suo valore con tante parate. La Spagna però ha un problema, si fa male Pagassa, deve uscire. E con le regole dell'epoca non ci sono i cambi, Spagna in 10. Ma nonostante questo, trova due gol con Sessumaga. Ci sono fonti che danno marcatori diversi, ma la maggior parte delle fonti hanno Sessumaga e io mi attengo alla fonte che cita Sessumaga come marcatore. La Spagna, però, deve incontrare lungo la strada un ostacolo grosso, perché a un certo punto Zamora viene espulso. La Spagna resta innanzitutto 9 contro 11 e poi con le regole dell'epoca non poteva fare i cambi. Quindi in porta deve andare un giocatore di movimento, Silverio. E l'Italia potrebbe cercare di raddrizzare la partita. Ma le fonti spagnole ci dicono che Zamora ottiene un permesso da parte dell'arbitro per non abbandonare del tutto il terreno di gioco, ma mettersi fuori dalla linea della fine del campo, ma vicino alla porta, in modo da poter suggerire cosa fare a Silverio. Infatti diventa un portiere telecomandato con Zamora che gli dice: muoviti a destra, muoviti a sinistra, buttati di qua, buttati di là. E però funziona, perché l'Italia non riesce a segnare. Nonostante avessimo Baloncieri, gran giocatore, la Spagna vince 2-0. La Spagna va avanti e in questo strano Olimpiade con una formula particolare dovuta anche a una finale che è andata a finire male, andrà a vincere una medaglia, mentre l'Italia chiude qua la sua avventura. Un'avventura iniziata con una vittoria sull'Egitto, proseguita con una sconfitta contro la Francia, poi una vittoria contro la Norvegia e una sconfitta contro la Spagna. Un percorso non esaltante, ma onorevole, considerando anche che la squadra era partita senza avere grandissime ambizioni. È tutta esperienza. Per
Questi primi 10 anni, 1910-1920, questa è l'ultima partita del 1920, hanno fatto crescere la nazionale italiana, che in questo percorso, io vi ho raccontato tutte le partite, ha raccolto anche tante sconfitte, un po', non mancano le vittorie per carità, ma è una nazionale di seconda fascia, non è mai protagonista, alle Olimpiadi non fa molta strada, né nel 12 né nel 20, ma vedremo presto che con gli anni 20 questa cosa comincia a cambiare, perché l'esperienza accumulata piano piano permette di diventare più competitivi. Quindi queste partite, queste sconfitte, sono servite per crescere. Io vi invito a cercare i video dedicati alle partite precedenti nella playlist che potete trovare sul canale. Vi invito a curiosare in tutto il canale che parla di calcio a 360 gradi, di storia del calcio, trovate ormai veramente tanti video. E per il resto, per quello che riguarda il filo azzurro, appuntamento al prossimo video, continueremo a parlare della storia della nazionale italiana, la nazionale che tutti noi italiani amiamo.